Purtroppo questa sera veramente c'è da parlare poco sotto l'aspetto tecnico. Abbiamo fatto una partita che non ci aspettavamo di proporre. Ovviamente io penso che in settimana dobbiamo rivedere alcune cose. Venivamo da una partita dove ci doveva dare entusiasmo. Vincere con Roma non era una cosa semplice, ci aveva dato tanto entusiasmo. Oggi praticamente il primo quarto è come se non siamo scesi in campo. Grande merito va a Casale, che ha fatto un'ottima partita di intensità e ci ha messo in difficoltà dall'inizio con il tiro dalla distanza, ma non solo, proprio sotto il punto di vista di energia. Noi siamo scesi in campo scarichi, ovviamente queste sono colpe soprattutto da vedere con lo staff, perché non siamo stati in grado di motivare dei ragazzi dopo una partita vinta come quella di Roma, venire qui e non entrare in campo. Il problema sicuramente è nostro, quindi c'è poco da dire dai ragazzi se non lavorare in settimana e andare a Capo d'Orlando sicuramente con un atteggiamento diverso da quello che abbiamo avuto stasera. Però voglio sottolineare anche la grande prestazione di Casale, che oggi ha fatto una grande partita in tutti i suoi effettivi. Noi non possiamo permetterci di non giocare le partite, anche perché per noi sono tutte finali, quindi da qui alla fine dell'anno noi dobbiamo salvarci e giocare ogni partita con il sangue agli occhi. Questa sera non l'abbiamo fatto, è giusto che prendiamo questa sconfitta così larga, perché ce la siamo meritata, ma dobbiamo voltare subito pagina e pensare a Capodorlando per la prossima trasferta.